Benvenuti ad una nuova puntata di PAS, il nostro programma dedicato ai temi della partecipazione, sostenibilità e sviluppo. Oggi parleremo di famiglia e lo faremo attraverso la storia e il racconto dei nostri due ospiti che sono venuti a trovarci, Maria Rosaria Fiorelli e Giovanni Gentili. Loro sono una coppia di genitori che hanno però una storia speciale, particolare da raccontare. Cominciamo dalla vostra storia. Vi siete sposati, poi ovviamente, come succede, si comincia a desiderare di allargare la famiglia. Però cosa succede? Nel momento in cui abbiamo aperto i cantieri ci siamo resi conto che c'erano difficoltà e nel tempo è emerso che la vita non arrivava, diciamo, dalla via naturale, e quindi c'è stata una fase di indagine, come capita sempre, fino a renderci conto che forse quella non era la strada per la quale avremmo raggiunto il nostro sogno di diventare genitori, e quindi ci siamo aperti a un'altra strada. Prima di questo però c'è stato un momento in cui avete pensato: perché proprio a me? Sicuramente la prima reazione è stata di rabbia quando abbiamo capito, insomma, che non sarebbero arrivati dei figli, e poi il motivo non era neanche chiaro. Noi siamo un caso sine causa, non è molto chiaro da un punto di vista medico, però i figli non arrivavano e c'è stata una rabbia. Perché proprio a noi? Perché non potevamo coronare quel sogno? Quindi la prima fase è stata di distacco da un'idea che avevamo. Avevamo sognato una strada che non c'era e non avevamo mai pensato a un'altra strada che invece quella che poi abbiamo seguito. Quindi questa è stata la prima fase, un po' la rabbia, un po' anche il dolore che rischia in alcuni casi di portarti alla chiusura. Per molte coppie quello è un momento, per tutte le coppie è un momento di dolore, perché è un orizzonte che si chiude e una progettualità da ripensare, da capire dove andare. A volte ci si richiude nel dolore e si implode. Nel nostro caso abbiamo avuto veramente il dono, grazie anche a chi avevamo intorno, di comprendere che tra la fertilità e quindi l'infertilità e la fecondità c'era uno scarto. Quindi l'infertilità era quella situazione che la natura ci poneva e imponeva, che poi abbiamo riletto come un dono, ma che in quel momento era veramente un muro insormontabile. Poi ci siamo accorti però che come coppia potevamo comunque portare frutto, anche se in modo diverso. Quindi ci siamo chiesti come aprirci alla vita, come aprirci al dono, e quindi abbiamo iniziato a domandarcelo e poi a informarci anche su quella che poi è stata la nostra strada, ma che all'inizio era forse più una domanda, un'ipotesi, una possibilità. Sicuramente nel tempo abbiamo capito che quella era la nostra strada. Intraprendere questa strada è stato un percorso che all'inizio può avervi spaventato, non so, cosa pensavate di trovarvi davanti, e è stato facile, difficile? Come è nato il percorso? Noi ci siamo avvicinati all'adozione senza sapere esattamente questo percorso come fosse strutturato, come molte coppie. Noi non ci avevamo pensato prima, quindi all'inizio siamo avvicinati ai percorsi di introduzione, ai corsi che fanno i servizi comunali, ma proprio come discernimento, senza sapere se quella era la strada. Quindi è normale che uno all'inizio si avvicini per capire qual è il percorso. Abbiamo incontrato altre coppie e questo è stato per noi molto importante, cioè vedere chi aveva seguito quel percorso e vedere che aveva avuto successo in qualche maniera, vedere proprio la situazione di famiglia è molto importante in questo tipo di percorso. E man mano abbiamo capito che poteva essere la strada per noi. Sicuramente ci sono stati, come dire, vari sì. Non è che nel momento in cui vai, a noi ci ha accolto un assistente sociale, ci ha spiegato che cosa fosse e ci ha invitato a fare il corso. Corso di più incontri che il servizio territoriale offre alle coppie, proprio perché possano avvicinarsi a questo mondo, capire di che cosa si tratta e comprendere se proseguire. Ecco, noi ci siamo avvicinati abbastanza ignari in qualche modo, e è stato il primo momento in cui tu cominci a dire sì a qualcosa di diverso dai tuoi progetti, il quale va incontro. Poi però il sì lo rinnovi tante volte. È un sì poi di coppia, quindi magari in un momento io ero più deciso, lei meno, poi lei era più decisa e invece avevo dei ripensamenti io. Diciamo, la strada dell'adozione è un sì che bisogna confermare tante volte, mentre la via biologica, diciamo, uno fa un sì in un momento e poi le cose vanno avanti più da sole. Nel percorso dell'adozione bisogna confermarlo più volte. Diciamo, è un percorso in cui uno deve fare molte riflessioni prima, ok?
che arrivi il figlio. Sicuramente avviene che ci sono delle tappe, no? Perché il primo è capire che cos'è, fare questo percorso in più tappe, in più incontri che i servizi territoriali offrono in modi diversi a seconda delle regioni e dei servizi territoriali. In Umbria abbiamo 4 servizi territoriali, noi lo abbiamo anche fatto a Perugia. Sono informazioni importanti, interessanti, sì, da dare. Magari tante coppie si stanno trovando in questo momento in quella che è stata la vostra fase iniziale del percorso. Sì, in Umbria abbiamo il servizio di Città di Castello che copre parte del territorio, abbiamo Perugia che copre 24 comuni, poi abbiamo Foligno Spoleto e poi abbiamo Terni, diciamo 4 servizi territoriali. E quando ci si avvicina ogni servizio gestisce, no, il momento informativo di accoglienza delle coppie in modo diverso, poi però ci sono delle tappe necessarie che sono i colloqui con l'assistente sociale, con la psicologa, colloqui individuali, colloqui di coppia, perché a qualcuno sembra spaventare questo, no? Qualcuno dice ma io non mi faccio intervistare, non mi faccio, no, guardare dentro. In realtà chi guarda dentro siamo noi coppie. Siamo noi coppie perché quando ci fanno delle domande andiamo a rileggere la nostra storia. Storia familiare, le nostre origini, la nostra storia, storia di coppia e anche la nostra progettualità. Qual è la motivazione che ci porta a questo? Perché poi chiaramente la motivazione dovrà misurarsi con anche degli imprevisti, anche delle difficoltà. Sì, sono incontri che aiutano, come ho detto, a chiarirsi l'idea. Cioè, uno non può avere un'idea chiara dall'inizio, sono incontri strutturati per aiutare. Portano questi poi a formulare la domanda di disponibilità al tribunale. Sono veramente pronto? Sì, la domanda di disponibilità è già un primo passo, in realtà poi ci sono altri passi da fare, bisogna sempre di più allargare il cuore perché le situazioni a cui uno va incontro non sono prevedibili, come un figlio biologico, diciamo, uno non può prevedere, non può decidere il sesso, non può decidere le caratteristiche, anche l'età dipende dall'età della coppia, quindi diciamo, bisogna allargare le maglie per accettare quello che arriverà. Quanto dura questo percorso? Allora, quando si arriva ad essere pronti? Allora, ad essere pronti non lo so se forse si arriva. Mai. Esattamente. E poi comunque rimane sempre, non dico una via d'uscita, però nel momento in cui viene proposto un abbinamento c'è comunque la libertà di dire no, non ce la faccio. Chiaramente questo porta delle conseguenze, però diciamo che ci si prepara man mano e man mano ci si rende conto di ciò che si può accogliere. È importante non strappare le maglie, lui diceva allargare le maglie, strapparle no, perché se ci rendiamo disponibili magari a più figli oppure a handicap o a situazioni che noi non ci sentiamo veramente profondamente pronti ad accogliere, poi questo probabilmente non è un bene né per noi né per il figlio che accogliamo. Non è solo e non è un'opera di bene. È un incontro, è un modo di diventare famiglia, ma non è che facciamo beneficenza, perché dopo un po' non reggeremmo, di fronte alle difficoltà sarebbe, certo, no? E quindi allargare le maglie del cuore senza strapparle, dire i propri sì un po' alla volta, e in questo il percorso aiuta. Tra l'altro nella nostra seconda adozione, che è stata internazionale, addirittura dopo una settimana che vivevamo con il nostro figlio, quindi ci era stato affidato, è venuta la psicologa con l'assistente sociale e ci ha chiesto siete disposti ad adottare questo bambino. Quindi era un momento in cui noi ancora, per motivi chiaramente gravi, in quel caso avremmo potuto dire no. Ma non è quello il momento in cui uno decide, diciamo. Noi appena l'abbiamo visto abbiamo capito in entrambi i casi che era il nostro figlio. Però è importante prendersi questo tempo, quindi quello che uno può vedere come una procedura un po' lunga, in realtà ti dà tempo di prendere decisioni consapevoli e arrivare a quel momento senza dover dire sì o no sulla base di quale elemento, cioè una decisione che alla fine uno matura prima di vedere il bambino. E quindi la durata del percorso può anche essere di 2-3 anni, però non è un tempo in realtà lungo, è un tempo in cui maturare delle cose importanti. Nel nostro caso i tempi sono stati entrambi piuttosto brevi. E sono stati piuttosto brevi, nel senso che abbiamo impiegato 5-6 mesi per la prima idoneità
è più o meno lo stesso periodo, perché quando abbiamo chiesto, abbiamo formulato una seconda domanda, diciamo documentazione di disponibilità al tribunale, si ricomincia il percorso, la famiglia è cambiata, quindi si valutano le nuove motivazioni, lo stato dell'arte in quel momento, che famiglia siamo, chi siamo di fronte a questa nuova disponibilità. E anche se gli incontri, magari no, tutti quelli informativi, qualcosa in meno abbiamo fatto, abbiamo rifatto il nostro percorso per capire questa seconda genitorialità, una nuova gravidanza, cosa ci portava. E quindi... Avete vissuto dunque questo percorso due volte. Sì. Com'è stato il primo incontro e poi cosa vi ha portato a decidere di allargare ancora la famiglia e tra l'altro intraprendendo un percorso di adozione internazionale? Allora, non si sceglie se adozione nazionale o internazionale. Noi abbiamo dato disponibilità ad entrambe già nel primo percorso e poi avevamo dato mandato a un ente, perché quando si ha l'idoneità c'è un anno di tempo per scegliere un ente tra quelli autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionali che curi le pratiche all'estero. E quindi avevamo scelto un ente, avevamo conosciuto più enti, poi scelto uno e diciamo c'è stata... c'è stato assegnato un paese a un certo punto e la cosa è concisa praticamente. Quindi però non si sceglie? Non si sceglie, si condivide la scelta, diciamo, si riflette insieme, ma in gran parte dipende dalle caratteristiche della coppia, perché ci sono dei paesi che vogliono per esempio una coppia sposata da 5 anni, noi in quel momento eravamo sposati da 3 anni e quindi alcuni paesi erano preclusi, altri chiedono caratteristiche che vanno dalla salute al reddito, diciamo in base all'età soprattutto. Poi ci sono molti fattori anche politici in cui un paese chiude le adozioni in un certo periodo, quindi alla fine la scelta è molto guidata verso quelle che sono le caratteristiche della coppia e il paese che... E quindi nel primo caso poi ci ha chiamato un tribunale nazionale e ci ha proposto il nostro figlio e abbiamo chiaramente detto sì. In questo caso avevamo già all'idoneità 2 figli, però chiaramente abbiamo accolto un figlio. Il desiderio nel mio cuore c'era già del secondo figlio. Giovanni non era, diciamo, ancora pronto a questo, anche se l'idoneità era per 2, con l'ente avevamo espresso già il desiderio di un figlio. E quindi dopo qualche anno, camminando, forse l'esperienza positiva con il primo, forse il cuore che si allarga, la famiglia, diciamo, no, che sperimenti la bellezza di essere genitori, anche Giovanni è arrivato... Siamo ripartiti e in questo caso abbiamo completato il percorso della seconda adozione internazionale, quindi in Colombia. E in quel caso siete andati, abbiamo anche un ampio reportage, siete andati ovviamente in Colombia e avete vissuto lì per un periodo? Per un periodo, sì, noi eravamo disponibili ad entrambe, poi abbiamo dato mandato, ci hanno fatto l'abbinamento, noi siamo partiti con l'idea di stare sui 45-50 giorni, in realtà siamo stati poco più di un mese. Perché le pratiche all'estero sono state curate bene, quindi il nostro ente, diciamo, curando le pratiche, spostandoci, poi racconteremo magari, ci siamo spostati ben 6 volte, abbiamo fatto voli interni, siamo andati in Colombia e ci siamo spostati in varie aree e zone per poter curare le varie pratiche. La prima è stata l'incontro con nostro figlio. E com'è stato? Ovviamente gli occhi già parlano. È stato straordinario, nel senso al di là dell'ordinario, un'emozione che è difficile perché tu sai che da quel momento quel bambino non solo è tuo figlio da prima, nel cuore lo sai, dal giorno che ho visto la foto non ho avuto dubbi che finalmente eravamo al completo, c'era anche lui, c'era Julio e eravamo 4. Però in quel momento ti viene consegnata un figlio, una storia, una cultura, un universo intero che entra nella tua storia e tu non sai quanto spazio dovrai fare per lui e che cosa porterà, come ti cambierà e non sai come lui accoglierà te, perché noi ci siamo preparati, noi abbiamo fatto il percorso e l'abbiamo scelto, lui no, non ha scelto di essere abbandonato, non ha scelto di essere adottato, non ha scelto i genitori con cui si troverà, né il paese in cui andrà, la lingua che parleremo, quindi... Anche se possiamo dire che anche dopo il colloquio con la difensora abbiamo capito la grande attenzione che hanno avuto nello scegliere noi per lui e lui per noi in base alle caratteristiche, in realtà la vita poi si vede insieme. Sì, molte volte si pensa alle difficoltà della coppia nel percorso, ma in realtà il bambino incontra un cambiamento radicale, anche la lingua, perché all'inizio noi avevamo imparato qualche parola di spagnolo,
ma insomma è un incontro veramente emozionante e particolare, però poi l'amore veramente supera tutto, nel senso che nei bambini c'è un bisogno di avere una mamma e un papà che è gigantesco, quindi trovano delle risorse con cui affrontare un cambiamento grandissimo. Quindi facciamo un passo in avanti, perché la vostra esperienza positiva diventa un patrimonio, un'esperienza da trasmettere agli altri. E in questo caso parliamo della nascita di un'associazione, l'associazione della rete delle famiglie adottive, che è operativa in Umbria da quanto? Allora, operativa da prima di essere formalizzata, perché nasce dall'incontro tra famiglie. A uno dei corsi post adottivi che ci ha accompagnato dopo la prima adozione abbiamo conosciuto altre famiglie e abbiamo iniziato a vederci anche al di là degli incontri che il servizio adozioni territoriali organizzava. A è nata fare quasi in maniera naturale, scene, insomma un'esigenza di confrontarsi. Sì, di confrontarsi e di stare insieme, di far sì che i nostri figli scoprissero la bellezza di non essere gli unici in questa esperienza. E poi abbiamo organizzato nel 2015 una prima festa delle famiglie adottive, che è stata una cena, e sono venute 45 famiglie. Al che è nata l'idea, ma facciamo qualcosa di più strutturato? Il servizio territoriale è venuto a trovarci in quelle occasioni, nella figura delle assistenti sociali, della psicologa, e poi la cosa è cresciuta. Tanto che quest'anno abbiamo fatto la quarta festa delle famiglie adottive e abbiamo preso come location la Domus Pacis di Assisi, perché abbiamo avuto oltre 200 presenze, perché poi ci siamo formalizzati. È stato un percorso anche qui di conoscenza tra famiglie, di capire, e poi nove famiglie. Siamo partite nel 2011 proprio formalizzando lo statuto, l'associazione, il servizio, ma anche le istituzioni di Perugia ci sono state vicine nella persona dell'assessore Di Cicchi, che ci ha seguito fin dall'inizio, invitata ai nostri incontri. E quindi è nata questa associazione proprio come primo scopo a quello di stare insieme, essere compagnia e risorsa, perché per noi avere delle famiglie accanto a cui poter chiedere, a cui poter condividere le nostre fatiche, da cui poter ricevere supporto, è stato fondamentale. Quindi questo fare rete è un fare rete tra le famiglie ma anche con le istituzioni, insomma questo per noi è stato molto importante, sia il supporto che abbiamo avuto dai servizi, che in Umbria abbiamo anche la fortuna che funzionano bene, e poi il supporto che abbiamo avuto dalle famiglie. Quindi questo continuo scambio abbiamo pensato fosse importante continuare a proporlo anche come associazione. Offrite anche un servizio a famiglie che vogliono magari intraprendere questo percorso e si sentono magari inizialmente smarrite in quello che potrebbero pensare come un percorso estremamente burocratico, vedere un percorso difficile? Magari potete offrire un'assistenza anche in questo? Sì, sicuramente i servizi pubblici, le istituzioni, devo dire che danno grande disponibilità, quindi già loro fanno questa accoglienza, però noi, a tutte le famiglie dell'associazione, a noi molto frequentemente capita di accogliere famiglie che ci contattano tramite i nostri profilo Facebook oppure il sito, oppure tramite amici che danno il nostro contatto, ma sia noi appunto come presidenti, sia molte altre famiglie ci capita di accogliere, dare informazioni. Ma anche solo prendere un caffè, esatto, può essere un modo per che è uno partire. Stare insieme. Una delle cose che ci colpisce sempre di una coppia che poi ha adottato anni dopo, che dopo un incontro in cui pensavamo di aver dato tante informazioni, ci hanno detto: bene, grazie, perché abbiamo visto che siete una famiglia normale. Questa è stata forse sì, la cosa detto, più bella. Ci ha colpito come guardate i bambini, che noi guardiamo come figli. Esattamente, certo. Forse è proprio l'ordinarietà del diventare famiglia, ciò che in quel momento ci è stato rimandato come la ricchezza più grande che abbiamo trasmesso, oltre sia alle informazioni e alle altre cose. E questo è una delle caratteristiche dell'associazione, insieme al portare avanti per esempio la cultura dell'adozione. Quindi nelle nostre feste delle famiglie adottive abbiamo introdotto ormai da 3 anni un piccolo convegno. Quindi abbiamo affrontato temi quali l'identità della famiglia, no? Dei figli e della famiglia come diventa con i figli adottivi, il rapporto con la scuola, oppure quest'anno la gestione della rabbia e quindi le emozioni nella coppia e nei figli, no? Nel momento in momenti cui c'è un anche vissuto di approfondimento con figure qualificate, immagino. Assolutamente, e in questo il servizio territoriale è sempre stato disponibile, come gli assessori regionali, abbiamo avuto diciamo un buon rapporto con le istituzioni. Sì, l'adozione molte volte, oggi si usa questo termine in vario modo, però insomma l'adozione nasce dall'abbandono, purtroppo questa è la realtà, c'è una storia, si accoglie un bambino che ha questa storia
a volte drammatica, anche difficile, non si può fare niente su quello che era prima, ma il bambino ha bisogno di una famiglia proprio per rincominciare a vivere diversamente, a vivere nell'amore. È un'esperienza che non è, quella dell'adozione non è sostitutiva della gravidanza, è un'altra esperienza, quindi non, bisogna anche capire, ci sono famiglie per esempio che hanno figli biologici che scelgono comunque l'adozione, quindi è una strada particolare e non è che bisogna avere dei superpoteri per intraprenderla, basta incamminarsi e vedere se è la strada giusta. È molto importante, se posso, il fatto che c'è una continuità col passato, non c'è una rinascita del tipo, chiaramente la storia cambia, perché si entra in una famiglia, no? Per un figlio così, però c'è una continuità, la loro storia, noi vediamo che con il primo adozione nazionale c'è una gratitudine verso chi gli ha dato la vita, no? E gli ha permesso di venire al mondo e quindi di esistere, e c'è una gratitudine anche per il secondo figlio invece verso chi lo ha custodito per tutto il periodo di affido prima che arrivasse a noi. Infatti, leggendo una vostra intervista, vorrei tornare su questo concetto, mi ha colpito molto una frase che avete detto a vostro figlio: sei doppiamente fortunato perché sei innanzitutto bello, quindi evidentemente i genitori che ti hanno dato la vita erano belli, e poi in quali altri aspetti è fortunato? Sì. Allora, io a mio figlio, quando mi chiede della sua storia e noi non sappiamo nulla, gli dico: guarda, io so solo tre cose della tua storia, tre cose belle: che avevi dei bei genitori perché tu sei bello, che ti hanno voluto bene perché ti hanno dato la vita e non te l'hanno negata, no, avrebbero potuto, e poi che non potendoti tenere ti hanno dato la possibilità di proseguire a vivere. E queste sono le tre belle notizie che tu hai portato con te, per il resto l'abbiamo costruita insieme. Una bellissima riflessione. Tra l'altro, la vostra storia è diventata anche un qualcosa di particolare, si è materializzata, possiamo dire, nelle pagine di un libro. Avete fatto bene a intraprendere questo percorso. Abbiamo un book trailer, quindi direi di vederlo insieme prima di commentare questo libro, partendo dal titolo, che è molto molto particolare. E dunque un rapper alieno che è atterrato nella vostra famiglia, perché? Sì, il titolo viene da una cosa che ho scritto mentre tenevamo questo diario, perché il libro racconta la nostra storia nei 30 giorni passati in Colombia, e a un certo punto ho descritto così la situazione, nel senso che Julio, il nostro figlio che viene dalla Colombia, veramente ha una grande dose di diversità. E quindi ci ha scombinato e continua a scombinarci la vita tutti i giorni, portando la sua gioia, la sua energia, quindi l'avevo descritto come canta, un rapper alieno. Durante il allora l'ha definito rapper perché balla, batte al ritmo, infatti adesso sta seguendo un corso di hip hop e balla e danza continuamente. Alieno, come ha detto lui, la grande, proprio etimologicamente, la grande diversità. Ma anche la diversità della cultura. Per noi quei 30 giorni sono stati belli, perché abbiamo vissuto la Colombia nell'ordinario
e quindi nel quotidiano, vedendo proprio una cultura diversa, che lui ha portato nella nostra famiglia. La storia, come dicevamo prima, non sparisce, c'è una continuità, quindi siamo cambiati anche noi grazie a questa esperienza. Abbiamo visto una frase molto significativa, una storia ordinaria di straordinario amore. Sì, una storia ordinaria. Anche il diario, mi permetto di dire, che è nato in maniera ordinaria. Era il nostro diario online. Scrivevamo tutti i giorni in questo gruppo Facebook quello che vivevamo. E erano non solo racconti, ma anche appunto le riflessioni, quello che stavamo profondamente vivendo, perché era un gruppo segreto e condividevamo con gli amici. E il lato ordinario c'è, perché non siamo la famiglia del Mulino Bianco e non lo eravamo neanche un anno e mezzo fa quando abbiamo scritto questo diario, ma una famiglia ordinaria con le fatiche, con i combattimenti, con gli imprevisti, perché in alcuni momenti Julio ci ha messo di fronte alla sua grande diversità, al suo rifiuto di me come figura femminile, non solo perché lui culturalmente era abituato che la donna no, non è che contasse quanto l'uomo, ma non era abituato a molte cose, dal tenere le posate al portare le scarpe, quindi diciamo ci ha messo di fronte a proprio alla ordinarietà di un genitore. Quanti anni aveva quando è atterrato nella vostra famiglia? Quattro anni e quindi aveva già delle percorso. Sue abitudini, di un suo carattere, una sua storia e una sua cultura. Sì, nel libro non raccontiamo solo la poesia, raccontiamo anche la prosa, insomma, di quello che abbiamo vissuto in quei giorni. Per noi è stato importante anche in quel caso comunicare con gli amici, confrontarci, quindi abbiamo scritto le nostre riflessioni su che cos'era essere genitori, sulla differenza di cui parlavamo fra fertilità e fecondità, così vissute un po' in diretta mentre ci trovavamo in questa situazione straordinaria, ma insomma ogni nascita è straordinaria. Emerge parecchio anche come Nicola, il primogenito, ha vissuto questa storia, perché Nicola è passato da un momento, anzi da 6 anni nei quali era stato figlio unico, a trovarsi un fratello che lui desiderava, ma come dice lui non proprio così, quindi si è trovato ad accogliere la sua grande diversità, a misurarsi con lo spazio. Lui delle volte dice: mamma, io volevo essere solo per avere l'amore tutto per me, e quindi diciamo ogni tanto riportiamo proprio le battute, i combattimenti, i passaggi anche di Nicola. L'esperienza del primo figlio che perde che, il che posto. Perde. Poi ha capito che l'amore quando è diviso aumenta, no? Lo sta capendo giorno per giorno, comincia ad apprezzare. All'inizio, come dicevamo nel diario, a un certo punto avrebbe scartato il fratello, nel senso eliminato. Adesso lo sta scartando nel senso che sta scoprendo che dietro questo aspetto c'è un regalo, un dono grande per lui, che è un fratello, che è una presenza, che è un'amicizia, diciamo, no? E quindi... Noi siamo in chiusura, abbiamo ancora una manciata di minuti per magari dare qualche consiglio a qualche coppia che, chi lo sa, potrebbe vederci in questo momento e allora, capire sì. Che anche per loro forse è il momento di trasformare una ferita in qualche cosa di bello. In una feritoia da cui passa la luce, perché queste sono le ferite. Sicuramente se hanno un desiderio nel cuore, una domanda, non pensare mai ma non sono pronto, nessuno è pronto all'inizio. Se c'è una domanda, percorrete la strada, cercate qualcuno con cui parlarne, interrogatevi ed interrogate. Seconda cosa, non restate soli, perché da soli il dolore si ingigantisce e quello che è un sassolino diventa una muraglia, quindi mai restare soli. Condividere con gli altri, non pensare che siamo gli unici in questa situazione, tutti hanno le proprie ferite, e quindi non pensare che sia qualcosa né di unico né di assoluto nell'ultima parola, perché non è assolutamente l'ultima parola nella propria relazione di coppia e nella propria vita di famiglia. Non potrei oggi immaginare i miei figli in maniera diversa, sono bellissimi, sono un disegno che abbiamo scoperto e che certo rileggiamo adesso come una si bellissima gioia. Si rilegge una nuova chiave tutta la propria storia, la propria vita. Quella che era la rabbia, la sofferenza che abbiamo vissuto, in realtà poi ci ha fatto crescere, abbiamo scoperto che ci aspettava una storia bellissima. E non pensare mai che bisogna essere diversi dagli altri, superiori, perché nel mentre ne parliamo voi vedete la gioia, ma come abbiamo detto c'è la prosa, c'è il quotidiano nel quale dare cittadinanza nel senso proprio interiore del termine, no? Ho un figlio diverso che continua ad essere diverso con le sue fatiche e le sue differenze tutti i santi giorni, come lo è il primo. Non è che perché è internazionale, no, ci sono delle diversità, però è un dargli il permesso di essere se stessi, come ad ogni figlio, diversi da noi ogni giorno.
E questo, ecco, non c'è bisogno di essere speciali, c'è bisogno di aprire il cuore e essere genitori. E nell'amore della coppia c'è una grande fecondità che può poi venire fuori in figli biologici, in figli adottivi, ma anche in altre forme, insomma. E un'ultima battuta sui prossimi appuntamenti, se ne avete di imminenti, per quanto riguarda la rete delle famiglie adottive. Allora, avremo adesso un incontro tra un paio di settimane riservato agli interni, perché coltiviamo parecchio anche rapporti tra di noi. Poi saremo presenti a Professione Mamma a metà giugno a Perugia e anche a un incontro a Foligno a fine il 27 maggio. E poi avremo la grigliata di mezza estate e poi con l'anno nuovo riprenderanno gli incontri e il prossimo incontro, diciamo, sulla nostra pagina Facebook aggiorneremo man mano le nostre presenze, anche le presenze, a quello che non abbiamo ancora detto, perché siamo entrati nel coordinamento nazionale, il CARE, delle associazioni affidatarie e adottive in rete, e quindi parteciperemo anche a ottobre al prossimo incontro nazionale del CARE. Sì. Come contattarvi? La nostra pagina Facebook è la via più semplice, Associazione Rete Famiglie Adottive, da lì poi c'è il sito, le mail e tutti gli altri contatti. Bene, io ringrazio allora i nostri ospiti per averci raccontato questa storia di ordinaria straordinarietà, possiamo dire. Maria Rosaria Fiorelli e Giovanni Gentili. Grazie. E la vostra famiglia allargata. E grazie di essere stati con noi, arrivederci alla prossima puntata di PASS.